25 verse 10 carat, and I will cease the cries of joy and the cries of exaltation. The song of the bride, the noise of the millstone, and the light of the lamp. Jeremiah chapter 25 verse 10 carat, the sound of the voice of the joy, the voice of the newly married man, and the voice of the bride, the sound of the stones crushing the grain, and the shining of lights. Jeremiah chapter 25 verse 11 carat, and all this land will be reduced to a solitude and a desolation, and these nations will serve the king of Babylon for 70 years. Jeremiah chapter 25 verse 11 carat, be a waste and a cause of wonder, and these nations will be the servants of the king of Babylon for 70 years. Jeremiah chapter 25 verse 12 carat, but when the 70 years have passed, I will punish the king of Babylon and that nation, says the Lord, because of their iniquity, and I will punish the land of the Chaldeans, and I will reduce it to perpetual desolation. Jeremiah chapter 25 verse 12 carat, and it will be like that, I will send punishment on the king of Babylon and that nation, says the Lord, for their evil doing, and on the land of the Chaldeans, and I will make it a waste forever. Jeremiah chapter 25 verse 13 carat, and I will bring upon this land all the things I have announced against him, all that is written in this book, what Jeremiah has prophesied against all nations. Jeremiah chapter 25 verse 13 carat, and I will make tea. Gloria a te, Signore, alleluia. Adesso ascolteremo in italiano e anche in inglese. Circonflesso la parola che fu rivolta a Geremia riguardo a tutto il popolo di Giuda, nel quarto anno di Gioiachim, figliuolo di Giosia. Re di Giuda era il primo anno di Nebucadnezzar, re di Babilonia. Geremia 25, 1 a 100 circonflesso the word which came to Geremia about all the people of Judah in the fourth year of Jehoiakim. The son of Josia, king of Judah, this was the first year of Nebuchadrezzar, king of Babylon. Geremia 25, 2 a 100 circonflesso e che Geremia pronunziò davanti a tutto il popolo di Giuda e a tutti gli abitanti di Gerusalemme, dicendo: Geremia 25, 2 a 100 circonflesso, this word Geremia gave out to all the people of Judah and to those living in Jerusalem, saying, Geremia 25, 3 a 100 circonflesso dal tredicesimo anno di Giosia, figliuolo di Amon, re di Giuda. Fino ad oggi sono già 23 anni che la parola dell'Eterno mi è stata rivolta e che io ho parlato del continuo, fin dal mattino, ma voi non avete dato ascolto. Geremia 25, 3 a 100 circonflesso from the third day at the year of Josia, the son of Amon, king of Judah, even till this day, for 23 years, the word of the Lord has been coming to me, and he has given it to you. Getting up early and talking to you, but you have not given ear. Geremia 25, 4 a 100 circonflesso, l'Eterno vi ha pure mandato tutti i suoi servitori, i profeti, ve li ha mandati nel continuo fin dal mattino. Ma voi non avete ubbidito, né avete porto l'orecchio per ascoltare. Geremia 25, 4 a 100 circonflesso, and the Lord has sent to you all his servants, the prophets, getting up early and sending them. But you have not given attention, and your ear has not been open to give hearing.
essi hanno detto: convertasi ciascun di voi dalla sua cattiva via e dalla malvagità delle sue azioni, e voi abiterete di secolo in secolo sul suolo che l'Eterno ha dato a voi e ai vostri padri. Geremia 25, 5 a 100 circonflesso saying, come back now, everyone from his evil way and from the evil of your doings. And keep your place in the land which the Lord has given to you and to your fathers from times long past even forever. Geremia 25, 6 a 100 circonflesso e non andate dietro a servirli e per prostrarvi dinanzi a loro. Non vi provocate con l'opera delle vostre mani e io non vi farò male alcuno. Geremia 25, 6 a 100 circonflesso do not go after other gods. Gloria a Dio. Alleluia. Fin qui la parola del Signore che stamattina vogliamo dare nell'amore e nella grazia di Gesù. Una buona giornata ancora a tutti quanti. Adesso inizieremo a pregare
il Signore che possa la sua mano potente benedirci oggi una giornata favolosa, meravigliosa. Padre Santo, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare per ogni cosa che tu stai facendo nella nostra vita. Signore, grazie ancora come tu ci stai portando avanti, come tu ci stai veramente dando quella gioia, quell'amore, quella sicurezza di poter portare avanti ciò che tu ci hai prefissato ancora oggi davanti alla tua presenza. Signore, ancora ti vogliamo mettere tutti gli ammalati, tutti i bisognosi della tua parola e del tuo grande amore. Signore, benedicili tutti quanti che possano trovare grazia su grazia in te e in Cristo Gesù. Benedici ancora i nostri familiari, Signore, benedici ancora i bambini, i senza tetto, le vedove, i carcerati. Signore, benedici ancora quanti si trovano nella disperazione e che possono trovare quel meraviglioso sostegno da parte tua, Signore. Grazie ancora come tu stai veramente dando quella sicurezza, quell'amore a tutti quanti. Signore, ancora stamattina siamo qui e siamo vuoti, Signore. Abbiamo letto sia in italiano che in inglese la tua parola in Geremia 25 dall'1 al 13. Signore, sicuramente tu oggi ci riempirai della tua sapienza, del tuo grande amore che vuoi comunicare con tutti noi, dal più piccolo al più grande, Signore. E questo noi ti chiediamo stamattina, che tu veramente sii insieme a noi. Signore, che tu prendi il comando di ogni operazione di stamattina, Signore. Ungici con il tuo Spirito Santo e fai che ogni cosa possa andare in porto secondo la tua volontà, Signore. Grazie, Padre, come tu veramente ci prosti, secondo i tuoi criteri, secondo la tua gloria. Grazie, Padre. Ancora, Padre, ti vogliamo mettere davanti tutti quelli che in questo momento si trovano disoccupati, che non hanno un lavoro. Ti prego, Padre, che possano trovare un lavoro secondo il suo criterio, secondo il suo far bisogno, Signore, che possano spalmare la famiglia e che possano gioire tutti insieme nell'amore e nella grazia tua e riconoscere che sei stato tu a dargli quello che hanno chiesto. Sì, Signore. Ungi ancora tutti i popoli che possono mettersi tutti d'accordo per la pace, per la gioia, per la serenità di tutti in un solo popolo grande, universo, secondo la tua fede. Grazie, Padre, ti ringraziamo, ti lodiamo nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Cari nella grazia, adesso leggeremo Geremia 25 dall'1 al 13 e a Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Nella mia Bibbia il titolo che hanno dato chi ha tradotto la Bibbia è i 70 anni di deportazione. Perché i 70 anni di deportazione? Qual è il motivo che hanno dato questo titolo? Adesso lo appureremo di persona. Leggendolo e edificandoci e anche dire qualcosa che lo Spirito Santo di Dio ci mette nel cuore. E dal primo versetto dice la parola di Dio: ecco la parola che mi fu rivolta a Geremia riguardo a tutto il popolo. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia riguardo a tutto il popolo di Giuda, nel quarto anno di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda. Era il primo anno di Nabucodonosor, re di Babilonia. Noi vediamo che
qui nel primo versetto fu rivolta a Geremia una parola che appureremo man mano che leggeremo i seguenti versetti e daremo un responso più chiaro. Ma qui dice che all'inizio di Nabucodonosor, che era il primo anno suo come regno in quell'epoca, e che Geremia pronunziò davanti a tutto il popolo di Giuda e a tutti gli abitanti di Gerusalemme. Che cosa pronunziò Geremia ascoltando la parola di Dio? E dal terzo versetto dice: dal tredicesimo anno di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda, sino a oggi, sono già 23 anni che la parola del Signore mi è stata rivolta e che io vi ho parlato di continuo fin dal mattino, ma voi non avete dato ascolto. Vedete, Geremia erano già diversi anni, moltissimi anni. Qui dice veramente da 23 anni che gli era rivolta la parola e Geremia lo diceva sia dal mattino fino alla sera a tutti quanti. Il microfono si è riempito e dobbiamo vuotarlo. Vi trasferisco nella chat ciò che abbiamo letto, pregando, e tutto il resto. Ecco, salveremo ogni cosa nel filmato, così nel momento che leggeremo lo troveremo a disposizione secondo i nostri fabbisogni, nell'amore e nella grazia di Dio. Chi lo desidera può rileggerlo nella chat. Per quelli inglesi vi trasferisco anche in inglese ciò che abbiamo detto. Perfetto. Ecco. Cancelliamo. Stiamo per iniziare un altro episodio della parola del Signore, sempre in Geremia 25. E qui vediamo come Geremia da 23 anni che gli veniva pronunziato questa parola, lui ardeva dentro di sé e dava sia al mattino che alla sera, durante il giorno, tutti questi sensi di gioia, di benessere verso il popolo, che Dio sempre si manifestava in lui. E lo diceva a tutti quanti che incontrava e predicava e dava quel responso a tutti quelli che l'accoglievano. Ma qui vediamo che alcuni
di qui gli entrava e dall'altra parte dell'orecchio gli usciva e non lo ascoltavano. Ma lui dice, fin dal mattino, voi non avete dato ascolto. E dal quarto versetto dice, il Signore vi ha pure mandato tutti i suoi servitori, i suoi profeti. Ve li ha mandati continuamente, fin dal mattino, ma voi non avete ubbidito, né avete prestato l'orecchio per ascoltarlo. Essi hanno detto, si converta ciascuno di voi dalla sua cattiva via e dalla malvagità delle sue azioni, e voi abiterete di secolo in secolo sul suolo che il Signore ha dato a voi e ai vostri figli. Vedete, il Signore faceva parlare a Geremia, a tutta la popolazione che gli veniva davanti, e gli diceva che il Signore diceva questo, che se ascoltavano ciò che diceva Geremia tramite ciò che avevo udito da Dio, vivevano per secoli e secoli in continuazione nella terra che il Signore gli aveva dato, sia loro che la loro famiglia, la loro stirpe, ma nessuno gli dava ascolto, oltre che lui lo ripeteva dal mattino fino a sera a tutti quanti, ma nessuno dava ascolto. Perché? Perché il loro cuore era indurito. E dal versetto 6 dice: non andate dietro ad altri dei per servirli e per prostrarvi davanti a loro, non mi provocate con l'opera delle vostre mani, e io non vi farò nessun male. Ma voi non mi avete dato ascolto, dice il Signore, per provocarmi a vostro danno con l'opera delle vostre mani. Vedete, non solo che non ascoltavano il Signore attraverso ciò che Geremia diceva a questo popolo con il collo duro, ma addirittura qui dice che il popolo andava verso altri dei, verso altre credenze, verso quelle alte colli che si prostravano notte e giorno davanti a loro per provocare l'ira di Dio. E Dio dice: non mi provocate perché potrei anche distruggervi in un solo istante. Ma il Signore aveva sempre pietà di questo popolo, e come infatti qui dice: perciò così dice il Signore degli eserciti, poiché non avete dato ascolto alle mie parole, ed ecco io manderò a prendere tutte le nazioni del settentrione, dice il Signore. Manderò a chiamare Nabucodonosor, re di Babilonia, mio servitore, e le farò venire contro di voi. Contro i suoi abitanti e contro tutte le nazioni circostanti, li vuoterò allo sterminio e li abbandonerò alla desolazione, alla derisione e alla solitudine perenne. Vedete, questa distruzione. Il microfono si è fermato, dobbiamo alleggerirlo di nuovo.
trasferisco in italiano nella chat. Adesso vi trasferisco anche in inglese ciò che abbiamo detto poco anzi. E qui dice ancora una volta che il Signore si serviva di un popolo grandissimo, un popolo che era sotto il dominio di Nabucodonosor, re di Babilonia, per annientare tutto ciò che era, che non credeva, che non dava ascolto a Dio attraverso Geremia. Vediamo che questo popolo grandissimo del re Nabucodonosor veniva per distruggere, e ancora prima che veniva questo grande popolo, il Signore aveva sempre pietà per non distruggere il suo stesso popolo che lui aveva creato, cresciuto e pasciuto con l'acqua della vita, con l'acqua della roccia che la faceva camminare attraverso il suo figliolo. Vediamo che in quella roccia dissetava tutto questo popolo e gli mandava la manna del cielo per dal sazietà. Vediamo come il Signore aveva pietà di questo popolo ancora una volta e procurava sempre dei profeti per fargli sapere ciò che Dio voleva donare. Ma loro non ascoltavano né Dio e neanche i profeti. E qui vediamo dal versetto 10, dice: farò cessare in mezzo a loro il grido di gioia e il grido d'esultanza, il canto dello sposo e il canto della sposa, il rumore della macina e la luce della lampada. Tutto questo paese sarà ridotto in una solitudine e una desolazione, e queste nazioni serviranno il re di Babilonia per 70 anni. Vedete, non solo Dio pronuncia queste cose, ma li mantiene, come infatti questo popolo è stato soggetto per 70 anni a servire la nazione del re di Babilonia, fino all'ultimo istante che furono passati 70 anni. E
E dal versetto 12 dice: ma quando saranno compiuti 70 anni, io punirò il re di Babilonia e quella nazione, dice il Signore, a causa della loro iniquità. Punirò il paese dei Caldei e lo ridurrò in una desolazione perenne. Farò venire su quel paese tutte le cose che ho annunziato contro di lui, tutto ciò che è scritto in questo libro. Ciò che Geremia ha profetizzato contro tutte quelle nazioni. Infatti, nazioni numerose e re potenti ridurranno in schiavitù i Caldei stessi, e io li retribuirò secondo le loro azioni, secondo l'opera delle loro mani. Fin qui la parola del Signore. Vediamo come Dio pronunzia sia il castigo per il popolo disubbidiente che non ascoltava il profeta Geremia, mandò a chiamare un re molto potente, una grande nazione, fece venire questa grande nazione per distruggere quella forza potente che si era creata in questo famoso popolo che Dio amava e amò e ama ancora. Ma per la disubbidienza, per i loro peccati, questo popolo è stato castigato alla schiavitù fino che passavano 70 anni. Di vivere questo popolo soggetto alla schiavitù e soggetto al popolo dei babilonesi per servirlo finché passavano 70 anni. Ma dice ancora Dio attraverso il profeta Geremia che dopo che questo popolo soffriva 70 anni sotto la schiavitù dei babilonesi caldei, gli stessi babilonesi caldei, dopo la liberazione del suo popolo, venivano castigati per quello che avevano fatto al popolo di Dio. Anche che Dio aveva permesso, vedete, Dio è un Dio buono, generoso, e il castigo che aveva dato a questo popolo, oltre a essere questo popolo castigato, lui castiga quelli che avevano osato imporre delle male cose al popolo eletto di Dio. Noi vediamo, cari nella grazia, che Dio è un Dio amorevole, ha sempre pietà per le loro creature e per i suoi figli. Ora, stamattina il Signore ha pietà di ognuno di noi e ci sta avvisando con il suo profeta, con i suoi evangelisti, con i suoi ministri e con tutte le persone che sono addette ad evangelizzare per strada, per le campagne e ancora nei pulpiti e ovunque in internet osano portare avanti la parola di Dio. Sta avvisando a tutti, convertitevi, dice l'Eterno, attraverso la voce di Dio, attraverso la voce di Gesù, attraverso la voce dei suoi profeti, attraverso la voce dei suoi ministri. Dio dice: convertitevi. Il microfono si è fermato da un bel po', puliamolo. Questo in italiano. Ve l'ho trasferito nella chat, potete leggerlo.
questo invece è in inglese. Ve lo trasferisco nella chat. Ecco, avete anche l'inglese trasferito. Raffreddato e domani devo andare a lavorare. Spero che il Signore oggi completi la sua opera e mi guarisca anche da questo raffreddore. Bene, stiamo azionando di nuovo il microfono. Abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire, sicuramente ci sarà ancora molto da dire su questa parola, ma noi ci limitiamo ad terminare qui con il nostro resoconto. Il Signore vuole persone che si convertano a Dio, a Lui, attraverso Gesù. E questo vogliamo fortificarci tutti quanti di avvicinarci a Dio attraverso Gesù secondo la sua volontà, prima che finisca come è finito a questo popolo distrutto e abbandonato alle mani dei babilonesi. Finché questo popolo è stato abbandonato nelle mani dei babilonesi non era male, perché alcuni si sono salvati, hanno mangiato, hanno vissuto, hanno tirato avanti, anche che erano schiavi dei babilonesi. Ma qui, quando questa grazia si chiuderà, il Signore ci abbandonerà a Satana, il diavolo. Satana, il diavolo, non è come il re babilonese, che il re di babilonese ti dava il cibo per sopravvivere, anche che ti frustrava notte e giorno, ma eri vivo, eri vegeto, tranquillo, sereno, anche che eri schiavo. Ma qui Satana ti distruggerà e ti farà stare sempre sul carbone accesi. Carboni accesi è un luogo dove c'è buio, un luogo nero, un luogo che arde notte e giorno. Non c'è il frigorifero lì, non ci sono tutti quello che noi abbiamo con forze a casa, i termosifoni quando fa freddo, e quando fa caldo abbiamo l'aria condizionata. No, non c'è lì tutto questo conforto. Lì c'è solo depressione. C'è solo ardere nel fuoco eterno. Perciò, cari nella grazia, vogliamo adesso, prima che si chiude il microfono, pregare. Padre Santo, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare
per quello che tu ci hai fatto dire oggi, secondo la tua volontà. Ungici dall'alto, libera questo popolo dalla schiavitù di Satana, liberalo che possano ancora in tempo avvicinarsi a te e dare la loro vita e il loro cuore al tuo figliolo Gesù Cristo. Ungili dall'alto, Signore, benedicili tutti quanti, uno per uno. Manda una pioggia di benedizione che possano trovare sostegno, amore, potenza, sicurezza e felicità. Tutti quanti. Grazie, Padre. Non ti dimenticare ancora di me, Padre. Sai i momenti, in questo momento, come sto soffrendo con questo raffreddore e con tutto quello che il nemico mi mette davanti. Tu sai ogni cosa. Signore, ti chiedo di liberarmi completamente attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo. Ti ringrazio, ti lodo nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Bene, ancora il microfono cammina e vogliamo dire qualcos'altro. A titolo informativo, in questi giorni, come ben sapete, il social work Facebook mi continuava a bloccare i miei profili. Sono arrivato ad avere addirittura 20 profili, ma me li ha bloccati tutti. Il perché non ha colpa Facebook, non ha colpa. C'è stato un periodo qui in Facebook, vedete, il microfono si è bloccato. Vi sto trasferendo in italiano tutto quello che abbiamo detto poco anzi e vi trasferisco anche in inglese il resto. Ecco, vi sto trasferendo in inglese quello che abbiamo detto. Dato che abbiamo iniziato il discorso di Facebook, lo dobbiamo finire e azioneremo di nuovo il microfono in Google, perché non è giusto.
giusto lasciare a metà. Ecco. E come stavo dicendo, Facebook non ha colpa perché mi bloccava i profili. Io anzi lo edifico, questo social work, perché è un grande social work ed è anche che ci ha ospitato fino ad oggi, dandoci la possibilità di dire ciò che noi pensiamo e di condividere ciò che noi desideriamo condividere con tutto il mondo. Ma c'è stato un periodo che in Facebook la popolazione, alcune persone hanno sporcato il social work con foto, video pornografici e foto oscene anche di persone omosessuali e tante altre cose che facevano venire un po' di difficoltà. Il primo sono stato io a scrivere al Facebook di mettere dei programmi che identificavano ciò che non andava in decreto di legge e anche per dignità delle persone che guardavano Facebook ed erano sempre in online. E qui Facebook ha provveduto a mettere dei programmi che riconoscevano subito qualcosa che non andava e bloccavano il profilo. Come infatti, dato che io trasmetto dei video che non sono miei anche, che sono della Chiesa o anche dei profeti e anche altri video che prendo in internet, in YouTube, non mi riconosce a me che sono io che trasmetto, perché Facebook adesso vuole che noi comunichiamo con gli altri i nostri desideri, i nostri commenti, i nostri video personali e non quelli degli altri. Se c'è una musica che è di altre persone e mettiamo una musica dentro un video che non è nostra, viene bloccato subito, perché riconosce che con la musica c'è il divieto. Il microfono si è bloccato di nuovo, ma a noi, giunto a questo punto, non ci interessa più. Continuo a parlare e finire il discorso. Adesso, come vedete, io sto mandando soltanto i miei video personalizzati. E video personalizzati ce ne ho migliaia. È solo che li devo andare a cercare dentro il mio sito, pulirli, che ci siano dei video che non vanno aderente a Facebook, li devo eliminare, devo cercare tutto e fra giorni sicuramente vedrete tutta la mia collezione di video in online, dandovi quella possibilità anche voi di edificarvi e stare in comunione anche con il social work Facebook. Detto questo, sicuramente mi avete compreso perché metto questo titolo ogni filmato, anche perché Facebook riconosce che sono io che sto trasmettendo. E come infatti ieri un video chat me l'hanno lasciato addirittura 5 ore. Una video chat 5 ore, quando prima invece un'ora o due si chiudeva, massimo 3 ore e si chiudeva automaticamente. Vedete, e c'è la comprensione, anch'io ho questa sensazione che dando
per scontato che sto eseguendo ciò che il programma desidera, il programma mi lascia tranquillo di trasmettere addirittura 5 ore, 6 ore, vedete, è più pulito, marcerò, potremo anche trasmettere, a Dio volendo, tutto il tempo che ci lascerà il programma trasmettere con una sola chat. Ora, non mi voglio prolungare molto in questo video, vi saluto nella pace del Signore, vi auguro buon pranzo perché fra poco io vado a mangiare, sicuramente anche voi andate a mangiare e vi auguro un buon appetito e per questo voglio pregare anche per questo motivo. Padre Santo, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare per ogni cosa che tu stai facendo nella nostra vita. Signore, ancora benedici i cibi che fra poco ci accosteremo a consumare. Benedici tutto ciò che ci mettono davanti, ovunque ci troviamo, anche se saremo invitati. Qualcosa che ci mettono davanti, benedicela, Signore, e che possiamo accostarci con dignità a questi cibi che tu hai benedetto. Ti ringraziamo, Padre, di questa benedizione. Ancora durante il pomeriggio, Signore, che se andremo ancora in online, benedici ancora tutta la giornata e anche la nottata, Signore. Fai che possiamo dormire tra le tue braccia, tutti quanti, dal più piccolo al più grande. Signore, ti ringraziamo, ti lodiamo nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Adesso vi lascio tranquilli, vi do l'ultimo piccolo resoconto che il microfono ha registrato. Ecco, così resterà impresso nel video chat di quest'oggi. Perfetto. Vedo anche in inglese. Ecco, vi saluto nella pace del Signore, a più tardi, Dio volendo, appena finito di mangiare, mi metterò un po' a riposo e poi vi darò il tempo di venire anche voi e faremo un'altra diretta, se è possibile, se mi sentirò meglio, in online, con la traduzione in inglese e in italiano. A Dio volendo, a più tardi. Amen.